Stazione ferroviaria sempre più nel degrado, la struttura e l'area circostante dovrebbero essere il biglietto da visita di Gela per quei pochi viaggiatori che ogni giorno frequentano la stazione e soprattutto per quei turisti che si vorrebbero portare in città. Ma facendo un giro nella zona attorno alla struttura ferroviaria si può solo raccontare una storia che sa di tristezza, degrado e abbandono. Tra i viali che circondano la stazione i cumuli di rifiuti la fanno ormai da padrone, le serpaglie ricoprono gran parte delle aiuole e alcune aree sono state date alle fiamme con i fumi della spazzatura che hanno invaso il quartiere. Situazione critica anche in quella che avrebbe dovuto essere Piazza Emanuela Setti Carraro, una villetta dedicata alla compagna di Carlo Alberto Dalla Chiesa, uccisa insieme a lui dalla mafia, che oggi tutto sembra fuorché una piazza pubblica. Da mesi l'area versa in uno stato di degrado irreversibile, con cumuli di rifiuti che la ricoprono integralmente, e quel che resta della piazzetta della stazione si è pian piano trasformato nel simbolo del degrado dell'intera zona. Pochi metri più in là, i resti di quello che era un mini accampamento di senza tetto, una situazione di degrado e di insicurezza che i residenti denunciano da tempo. È diventata una discarica pubblica per tutti, quindi è stata abbandonata a se stessa, è stata abbandonata in tutto e per tutto, come tu ben sai, hai fatto le riprese e sicuramente farai vedere, sicuramente il signor sindaco la vedrà questa situazione, perché lui ora c'ha, visto che si è dimesso il signor Malluzzo, ora lui ha la delega della polizia, lui vedrà cosa c'è in questa Setti Carraro. Ma lui deve venire a constatare di persona cosa c'è all'interno e all'esterno. E se questo è un biglietto da visita chi viene, ma non possiamo dire che i turisti o i gelesi che vengono, ma Gela è rimasta tale e quale. I residenti lamentano pure la carenza di sicurezza di una delle rotatorie del quartiere installata in maniera provvisoria che oggi si è trasformata in un ulteriore pericolo per automobilisti e centauri. Più di 3 anni che combatto questa cosa per la rotatoria, quantomeno di farla definitiva, si sono succeduti i vari assessori. E ognuno, sì, facciamo, non ti preoccupare. Ne cade uno, viene l'altro, sì, facciamolo. Vengono fatte promesse, però i lavori non vengono mai completati. Come tu ben sai, l'hai fatto vedere, non si chiama più una rotatoria, io non so come devi farla, rettangolare, esagonale, non è più una rotatoria. Più controlli e maggiori interventi di pulizia, è solo questa la richiesta che gli abitanti del quartiere fanno all'amministrazione dopo mesi di richieste inevase. Io chiedo all'amministrazione comunale che sia vigile di queste cose. Fare una rotatoria del genere e poi farla distruggere gli verrà a costare di più. Quindi se c'è già l'inizio del rotatore, che venga aggiustata, la Setti Carraro, che venga ripulita per dare modo, ma quantomeno di dare un respiro a questo piccolo polmone che noi abbiamo. Nel frattempo resta il degrado e l'insicurezza. A mezzo chilometro c'è il centro storico con il palazzo delle istituzioni, il corso ed il passeggio, ma quello è un altro mondo. Quello della stazione centrale sembra un'altra città, lontana anni luce.